E qui ci troviamo davanti a un altro bel nome, Ornella Molon, è un nome direi storico. Siamo in compagnia di? Io sono Odin e rappresento l'azienda Ornella Molon, siamo a Campo di Pietra dall'82, la signora Ornella con la famiglia rappresenta il territorio del Piave, in particolare oggi il vitigno per eccellenza che è il raboso, nelle sue diciamo tipologie. Oggi rappresentiamo il raboso del Piave, nonché appunto vitigno storico, rappresenta il territorio e anche la tenuta Molon dove oggi ci troviamo, edificata nel 1650, dove già in quei tempi, ai tempi della Serenissima, venivano coltivate le uve raboso. Infatti, dicevo prima, è un nome storico direi, Ornella Molon, appunto come ricordavi tu, dal 1600 addirittura. 1650, poi negli anni la tenuta ha avuto diversi proprietari, Ornella comunque vuole valorizzare quello che è stato l'impegno diciamo dei produttori della villa, nelle sue bottiglie appunto anche attraverso le etichette che ricordano il taglio della seta e quindi la filanda che faceva parte insomma della... Devo fare i complimenti perché sono veramente anche molto, molto ricercate queste etichette. Bene, mi fa piacere, riferirò comunque in azienda, se volete fare un assaggio visto guarda, comunque adesso, l'autunno, un... adesso il giro, assolutamente. E poi mi lasci i dati perché effettivamente venire in azienda è tutta un'altra assolutamente. Cosa. Assolutamente, soprattutto adesso che è la stagione del raboso, la stagione delle castagne e del cotechino, con l'acidità del raboso abbiamo l'abbinamento perfetto. Grazie. Grazie, a dopo. Ciao.